Non avere paura. Sono cattivo. Dove mi ha portato non lo so. Io però non ero qua sotto, ero come se fosse più in alto. Ma c'era tanta gente qua dentro. La seconda parte dell'indagine continua con Erin e Carmelo nella stanza dove Sabrina è andata in trance. Da qui vedremo come Erin interagisce con lo Spirit Box e l'entità cercherà di comunicare con lei. C'è qualcuno qua con noi che vuole dirci qualcosa? La Sabrina prima ha sentito un nome, Rodolfo. Sei tu che vuoi parlare con noi? Sei tu? Hai bisogno di aiuto?
Riesci a fare qualche rumore? Hai sentito? Sì. Riesci a farci sentire ancora un rumore qua? Sei da solo o c'è qualcuno qua con te? Sei da solo? Puoi fare ancora un rumore, per favore? Ti dà fastidio la nostra presenza? Se sì, riesci a far illuminare ancora questo strumento? Poi usiamo la spirit box, fai illuminare il K2. Brian, mi porti la spirit box? Puoi lasciarci un messaggio se vuoi. Puoi parlare con lui? Qua con noi ci sono dei bambini? Puoi dirci il tuo nome, per favore? Puoi dirci chi sei? Sei qua vicino a noi in questo momento? Dare un tuo messaggio, per favore? Se ti possiamo aiutare in qualche modo, noi siamo qua per te. Oltre a te c'è qualcun altro qua? No, no, no. Come ti chiami? Dopo? Ho detto il nome, però non ho capito. Ho fondato il testo. Ti diamo fastidio? Vuoi parlare con me? Cosa posso fare per aiutarti? Grazie.
Perché sei qua? Se sei qua con noi, puoi far illuminare questo strumento? Eccolo. Grazie. Risultato avuto. Grazie a te mi è sembrato di sentire. Mamma mia, sto male. Terminata la serata, abbiamo tutti recuperato i cellulari lasciati sul tavolo per poterli riaccendere. Una volta accesi, sentimmo subito una suoneria. Ci guardammo tutti con sguardi sbalorditi, poiché nessuno si apprestava a rispondere, nessuno riconosceva quella suoneria. Guardando i cellulari, mi accorsi che era il mio. Mi stava chiamando mio marito. Anche se io e nessun altro avevamo cambiato la suoneria, da quel giorno il mio telefono ha sempre la vecchia suoneria. Solo quando mi chiama mio marito la suoneria è diversa, la stessa di quella sera. Il mattino seguente uscii di casa per fare una commissione. Al mio rientro trovai sul tavolino della sala un bellissimo vischio. Al momento rimasi stupita e non riuscii a toccarlo. Ci pensai tutto il giorno e alla sera, passandogli accanto, decisi di toccarlo. Fu allora che sentii delle strane sensazioni, brividi di gioia e commozione. Chiesi all'unica persona che poteva entrare in casa, cioè mio marito, se fosse stato lui a farmi questo bellissimo regalo. Lui rispose di no. A quel punto pensai a chi poteva essere stato, ma senza trovare una spiegazione. Le mie sensazioni sono ancora molto forti.
sarà per sempre il miglior regalo ricevuto. Vorrei ringraziare Sabrina e il team, persone meravigliose. Grazie con tutto il cuore. Grazie ancora.